Bentornati sul mio canale YouTube. In questo nuovo video vi parlerò dell'Unione Europea. Unione Europea è un grandissimo progetto nato nel 57 come CECA per la ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, appunto per sostenere il commercio di carbone e acciaio per la ricostruzione. Ad oggi è diventata l'organizzazione sovranazionale più importante dopo gli Stati Uniti. Ricordiamo che l'euro è la prima moneta mondiale e ricordiamo che l'Unione Europea è riuscita a garantire la pace per 60 anni. Non è una cosa da poco. L'Unione Europea è importante, guai a chi dice che l'Unione Europea deve sparire, perché è un folle. L'Unione Europea si è posta come obiettivi alla sua nascita quello di garantire la pace, di garantire la libera circolazione di merci e servizi, di garantire un commercio unico, di avere una moneta unica. E in tanti traguardi l'Unione Europea ha vinto, perché ricordiamo che l'Unione Europea ha la moneta più forte del mondo. Oh, l'euro è la moneta più forte del mondo, guai a chi dice usciamo dall'Unione Europea, guai. Quindi io ho fiducia nell'Unione Europea. L'Unione Europea può e deve migliorare, migliorerà, è giovane, ha 60 anni, riuscirà a migliorare. Ci sono tante pecche, è vero, ma ci sono anche tantissimi provvedimenti fantastici che l'Unione Europea ha preso. Dalla privacy ai diritti dell'uomo, ricordiamo la CEDU, Comunità Europea dei Diritti dell'Uomo. E poi, tra le più recenti e future, abbiamo quella dell'eliminazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea di cose di plastica, usa e getta. È un traguardo meraviglioso che dal 2021-2022 sarà attuato. Lo scontrino elettronico, ma sapete quanto inquinamento in meno? Sapete quanto inquinava quella cartaccia dello scontrino? Sapete di che cosa era fatta? Sapete che va buttata nel indifferenziato perché è carta carbone, carta che inquina? Insomma, l'Unione Europea è importante. Guai a chi dice usciamo dall'Unione Europea, guai a chi dice che l'Unione Europea deve sparire. L'Unione Europea è e deve essere un grande progetto, un progetto che funziona nonostante le sue pecche, migliorerà, abbiate fiducia. Io sono un europeista nato, perché l'Unione Europea l'ho studiata, l'Unione Europea è meravigliosa. Grazie all'Unione Europea abbiamo una tessera, siamo cittadini europei, e che diritti abbiamo come cittadini europei di andare in qualsiasi stato dell'Unione Europea a curarci, di poter fare gli scambi culturali con gli stati dell'Unione Europea, di poter circolare noi le merci e i servizi liberamente con la carta d'identità o un documento dello stato di provenienza, l'unione delle polizie di tutti gli stati. Insomma, l'Unione Europea è un progetto che funziona, guai a chi dice il contrario. Ci sono delle pecche, delle migliorie da fare, ma tempo al tempo credeteci nell'Unione Europea, perché è un grande progetto. Io ho fiducia nell'Unione Europea e guai a chi dice che l'Unione Europea deve sparire. L'Unione Europea non sparirà, l'Unione Europea è un grande progetto. E vi ricordo che l'Unione Europea, grazie all'Unione Europea, abbiamo tantissime tutele in tema di privacy e tante altre cose. Quindi l'Unione Europea è un ottimo progetto, guai a chi dice che deve fallire o che non serve a nulla. Chiaramente, come ogni Stato, ha i suoi tempi, perché ricordiamo che l'Unione Europea è formata dal Parlamento Europeo, dal Consiglio Europeo, dalla Corte dei Conti, dalla BCE, una banca centrale propria. Quindi io non sono folle quando dico, quando la comparo agli Stati Uniti, perché è simile. Non è un'organizzazione sovranazionale federale, ma è pur sempre un'organizzazione sovranazionale, che io mi auguro diventi federale. Quindi, viva l'Unione Europea e viva, insomma, quello che l'Unione Europea in questi anni certamente migliorerà, perché si migliora sempre. Nella vita, come in ogni cosa, si può sempre migliorare. Quindi credeteci nell'Unione Europea, cari amici e amiche del web. Io ci credo, e tu? Ciao, a presto, al prossimo video, e grazie a tutti per l'attenzione. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. A presto!